Salve a tutti, zombies and gentlemen. Io sono Loafdog e questo è Resident Evil 4 in VR. Vediamo un po', una bella lacrima viola, tanto per iniziare, così si comincia bene la puntata. Ciò detto, io adesso mi trovo in questa specie di, stazione di stoccaggio, non so neanche bene cosa sia. Intanto, se l'amico vuole venire qui a farsi esplodere, sì, ai ai, sta ahí. Ombre, bravo! Mi devo ricordare che questi qua sono un attimino più resilienti. Ui, ui, ui! Allora, dove vogliamo andare così di fretta? Guarda che mica è così facile prendere un appuntamento con Leon. Prima devi chiamare la segreteria, poi dopo ti fissiamo l'appuntamento, ma prima di 3 mesi non ci devi neanche pensare, eh? Cioè, questo arriva, vuole l'appuntamento con Leon, eh sì, e chi è arrivato? Fosse Ada, mi potrebbe chiedere tutti gli appuntamenti che vuole. No, non si entra. Che poi, cos'è? Pare greco. Boh, vabbè. L'headset mi sta aprendo il cranio a metà, che bello. Oh. Che se lo allento, poi mi casca dalla testa. Infatti, ho visto, c'è un kit di modifica, diciamo, del headset. Che si chiama Globular Cluster, appunto la versione del PSVR 2, dove praticamente si sostituiscono i cuscinetti con delle robe molto più grandi e molto più morbide. Sinceramente, ho visto che c'è su Amazon, quindi non devi andare neanche attraverso dogane. Me lo piglio e quando mi arriva lo installo subito perché sinceramente non si può così. È abbastanza scomodo. L'unica pecca di sto visore è abbastanza scomodo. E comunque è un improvement dal VR1, il che è quanto dire. Ok, munizioncine, sono contento. Nulla di interessante qui, neanche qualche documento? Possiamo giocare a Spider? No? No. Beh, dai, non sanno neanche divertirsi però qui. Prova, prova. Fanculo. Bottone rosso, no? Sì. Ha sbloccato la porta di sotto. Vabbè, dai, allora nulla di particolarmente emozionante. Devo sempre stare attento a non prendere la magnum. Ya. Poi veramente ci sono certe volte in cui riesco a infilarlo che non mi dà problemi, altre che decide no, dovrai soffrire. Ashley! Forza, Ashley, sveglia! Beh, anche se si svegliasse, non so che mano ci potrebbe dare. Però, mentre... Uè, chi è? Chi è che grugnisce? Mentre arriviamo... No, veramente mi inquieta. Chi è? Se provassi così... Ashley! Dai, voglio vedere se riesco a beccarla. Ashley! È per il tuo bene. Beh, oddio, così è un po' pericoloso. Troppo. Ashley! No, non ne ho più. Sarebbe stato stradivertente con la granata. Ashley! Ashley! Cacchio, questo non ci passa. Ashley! Ashley! Ok, basta cagata adesso. Ok, qui non c'è nulla. Cari, sono venuto a farvi visita. Vedo che mi state aspettando con ansia e trepidazione. Però magari, se mi date questa chance, io l'accetto volentieri. Vai! Bella! E col bestione no? No, non funziona col bestione. Col bestione non funziona. Cacchio, non ci sono neanche munizioni qui dentro, che bello. No, no. Bro, 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 bro. Un po' troppo convinto. Ti devi calmare. Vai, vai, un altro colpo. Ah, con questo. Cacchio. Però ne ho usati troppi di questo, un po' mi spiace. Allora, tu pure. No, devo caricare sto infame qua. Arretra.
Piglia questo, mettilo qui, clic e clac. Ok. Che fatica, mamma mia, per ricaricare una piccola arma. Quello. Ah, è per Ashley, per chiudersi dentro, ok, per nascondersi. Questa è la sua stanza. Non ci giocherei finché non abbiamo la chiave d'accesso, perché non si sa mai. Ah, però ci serve il suo aiuto per passare di là. Ah, stavo per dire, mi sa che ci tocca chiamarla, però invece. Forse. Riusciamo a trovare la chiave. E qua no? Ah, piantina verde. Che poi come sono messo a cure? Tante verdi, ma niente rosse. Eh beh, bisogna bilanciare un po'. Ok, una lattina di fagioli. Capisci? Mi fa sempre ridere quanto è un cazzone Leon. Cioè, perché è serio serio, però poi se ne esce con queste cagate. Allora, munizioni pistola. T'ho visto a te, eh. Pianta rossa, mi è stato a sentire. Ah no, a te ti dobbiamo sparare nelle ginocchia. Perché se no, non ti comporti da persona per bene. Ok, farei il mega misto. Verde, rosso, giallo. Ecco qua. Così intanto abbiamo una cura completa assicurata. Poi ci prendiamo questo, perché io non voglio sottostare alle vostre pratiche di... Vuoi uscire? Sì, bravo. Non me l'aspettavo, oh mio Dio. Ok, olle. Documenti interessanti? No. Ah, valigetta. Valigetta che contiene risorse. Pff, vabbè, meglio di nulla, per carità, però. Azione pistola. E polvere da sparo. Dovrebbero veramente pulire le finestre, eh? Non si vede nulla all'esterno. Dai, la cucina. Dai, Leon, possiamo prepararci una bella cosuccia veloce veloce, uno spaghetto col pomodorino, non so. Ti dovrà essere venuta fame a un certo punto. Salvare le ragazzine è un lavoro duro e ingrato, soprattutto ingrato. Quindi almeno una pausa pranzo se la merita il nostro Leon, o no? Nessuno nella ghiacciaia. Ah no, che ghiacciaia. È la bidone dell'immondizia. Qualcuno qui? No, però una valigetta. Una valigetta. E la Mickey Mouse. Vacca boia, ha preso pure quella sbagliata. Vabbè, dai, però male non abbiamo fatto, ci ha salvato. La valigetta invece, lacrima viola. Va bene. Vediamo cosa si mangiano sti qua. Allora, cacao solubile. E va bene, ci sta, si fanno una bella cioccolata. Poi la despensa dolce, credo sia paprika, o no? Posso prendere la torcia, no? La marmita tomate? Ok, qualcosa del pomodoro. Ah, tipo il gaspacio. Ok. Vabbè, dai, cose molto semplici alla fine. El pollo blanco. E castropol. Cos'è? Tipo la Philadelphia, sta roba. Ah, mamma mia. Scusate veramente, ma mi sta uccidendo stasera il visore. Oh. Che poi era una cella free? No, era un forno. È vero, è un forno. Ha senso. Nel frigo invece abbiamo un persico trota. Molto gustoso. Esatto, e soprattutto con anche questi bei tagli di carne ci possiamo fare un bel pranzetto, eh? Che ne dici, amico? Benvenuto, come posso esserti Mi utile? potresti essere utile se trovassi un modo per non farmi I miei dilaniare cacciatori sono dal... cotti di fame per le Estensione scoperte valigetta. lassù. Sappiamo già, lo sai già, bro, cioè me lo chiedi anche. Estensione valigetta, ma subito.
Subito. Purtroppo non ho un cavolo di smeraldo, vero? Come faccio qui? Come faccio? Perché io non ci arrivo a espandere la valigetta. Mannaggia la beffa. Vediamo un po'. Allora, aspetta. Risorse. È che mi servono tutte gemme quadrate e non ne ho. Se no, mi tocca far così. Gli stacco un rubino. Eccolo. E lo metto. No, ho sbagliato. Devo staccare invece l'altro. Però. Aspettate, che mi faccio due calcoli. No, mi sa che è meglio se faccio così. No. Bro, il giallo. Ecco. E questo qua. Solo perché la pietra viola è molto più difficile da droppare, almeno da quello che ho visto. Quindi ti vendo anche il gattino e ce la facciamo. Bene. Compra. Dov'è? Estensione. Yes, baby! Ed è così, caro mio, è così, almeno quando si tratta di valigie. Poi non so se Leon sta compensando per qualcosa, ma. Questa roba vale il prezzo che costa, te lo Ma garantisco. certo, ma certo. Posso fare altro per No, aiutarti? no, va bene così. Vedi di non rimanerci secco. Non lo farei per nulla al mondo. Ho una missione da portare a termine, lo sai. Piuttosto, non mi fare il bastardo. Non è che ci sono degli altri incarichi che mi fai perdere? Perché mi incazzo, mi incazzo, te lo dico. Se ci sono incarichi, me lo devi segnalare. No, ho sbagliato. Ecco qui. Bene, allora apriamo questo. Munizioni Magnum. Bella, bella, dai. Che bella zona. Buia e umida. Le mie preferite. Ok. Fra l'altro, appunto. Ok, sicurezza di tipo 2. E ci manca sempre la keycard. Piuttosto, appunto, mi è tornato in mente proprio adesso che. Secondo i commenti di FBO, dovrei stare in procinto di incontrare le care creaturine. Quindi non so, sono un po' preoccupato. Vediamo. Vediamo. Questa sembra una zona da. Ehi, Leon, che ne pensi di questo nuovo design nemico? Figo, eh? Oh, cazzo, ho parlato troppo? Ho parlato troppissimo. No, 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 no. E non c'ho neanche le munizioni, che bello. Amico, non voglio problemi. Ok, sono quei bastardi bianchi dei Resident Evil 2, solo che sono molto più veloci. 3, forse, Resident Evil 3? Forse 3, sì. Ah, no, ti prego. Quelli erano indistruttibili. Cosa. Devo fare qualcosa, cosa? Ah no, manca forse la corrente. Non mi piace, non mi piace per niente. Però abbiamo appena salvato, quindi dai. In realtà, appunto, tutta la tensione sfuma un po' quando sai che sei coperto dal salvataggio. Un po', non del tutto. Tranquillo, amico, non vogliamo problemi. E questo non funziona, certo, senza corrente. Cosa vuoi funzionare? Non è che è entrato qui. Mi sa di sì. Cacchio. Tranquilli, non vogliamo guai. Ah, munizioni carabine, però, dai. Avviso nel laboratorio. Patologo Ernesto Muñoz Reyes. Sua richiesta di aggiornamento della scheda magnetica è stata approvata dal capo del dipartimento. La prego di portare la sua scheda magnetica di livello 1 alla stanza delle dissezioni e seguire la procedura descritta nella pagina seguente. Sovrascrivere la scheda per ricevere accesso al livello 2 utilizzando il dispositivo situato nella stanza congelatore. Perché ho detto stanza? Non lo so. Sovrascrivere la scheda per ricevere accesso al livello 3 utilizzando il dispositivo situato nel laboratorio di incubazione. Ti prego di chiedere il permesso di accedere ai dispositivi al supervisore di ciascuna sezione. Ok, va bene, dovremmo fare un giretto, mi sa.
Perché ovviamente non potremo avere l'accesso di livello 3 subito. No, prima il livello 2 e poi il livello 3. Di qui, fra l'altro, Freezer è qui. Dissection è di qua. Io sono qui, giusto? Quindi devo andare prima di qua. Oh, adesso non mi ricordo più. Dovevo andare prima nel Freezer o prima. Vabbè, come va, va. Tanto adesso ha voglia che ci arrivano addosso le bestie di Satana. Tranquillo, amico. Io non sparo a te e tu non graffi me. Che ne dici di questo accordo? Mi sembra equo. Sembra equo e solidale. Vero? Boh, apri. Cosa devo tenere premuto? Non ho capito. Ah, ok, tipo un puzzle comunque. Ah, carino. Ah, ci sta questa. Quindi potrei fare così. Poi vediamo. Ah, ma mi girano ovviamente tutti e tre. Ok. No, quindi così. No. Aspettate. Ok, cioè funziona, no? Gli arriva la potenza. Andiamo al terzo livello. Deve arrivargli da due parti, forse? Secondo me sì. E però l'unico modo per farlo è. No, livello 2, grazie. Ah, aspetta, no, ma forse. Ecco. Ah, no, servono tutti e due. Ok. Carino però sto puzzle. Adesso fatemici pensare. Perché questo va di giù, va di qua. No, non è il massimo perché devo avere comunque un flusso che mi vada lassù. Quindi io farei questa cosa qui. No. Mannaggia. Se no, così, vediamo. No, cambiando il terzo non mi fa molta differenza, però forse. Sempre da una parte sola. Ah no, due di due. Ah, è perché erano due accessi diversi. Adesso l'ho visto. Ok. Ups. Carino sto puzzle. Poi ti dico, Leon, secondo te forse c'è abbastanza luce da non dover accendere. Che cos'è questo? No, vabbè. Ragazzi, cioè, non vi posso descrivere in VR che cos'è. Mamma mia, assurdo. Assurdo, però sento tipo. Che non mi piace come suono. Analisi del soggetto, Regenerador, probabilmente. Infine, ho generato una creatura. L'ho chiamata Regenerador. Ha una capacità metabolica incredibile, sì. Sono quei bastardi che si rigenerano e che non puoi uccidere. Che bello. Ha una capacità, sì, ho già detto, i suoi tessuti si rigenerano a oltranza. A meno che i parassiti che risiedono nel suo organismo non vengano distrutti. Come, caro? Me lo puoi dire? Osservando il corpo con un mirino con biosensore, ho potuto confermare che i parassiti si comportano come organi vitali nel corpo che li ospita, come se fossero molteplici cuori. Questa mia nuova creazione è praticamente immortale. Persino il dottor Frankenstein mi stringerebbe la mano con ammirazione. Non credo tu abbia letto il romanzo, caro. Non credo proprio. Ho condiviso i risultati del mio esperimento con quel bastardo pretenzioso del mio collega. La sua faccia è diventata livida. Poi ha iniziato a scribacchiare nel suo taccuino. Pensavo che sarebbe stato colpito positivamente. E invece si è permesso addirittura di mettermi in guardia sui presunti pericoli dell'esperimento. È un idiota. Ho tutto sotto controllo. Soggetto inferocito e fuggito dalla sua vasca criogenica. Sono io il vero idiota. Almeno l'ha capito. Possiamo dargli punti per questo. In Resident Evil di solito non lo capiscono neanche quando è troppo tardi. Prima di toccare lì voglio farmi. Ah no, no, non dovevo farlo. Non dovevo farlo. Non lo dovevo fare. Cacchio. Cristo. Ah!
Ho detto che non lo dovevo fare. Beh, però che panza flaccida, peggio della mia, guarda. No, volevo vedere se c'era altro nella stanza, ma mi sa di no. Mi sa di no, e io mi sono chiuso in un buco perché. Via, 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 via. Che poi dove devo andare adesso? Al freezer, abbiamo detto? Buh, sono perso. Sono perso a bestia. Sono perso a bestia. E non mi interessa sapere dove sto andando. Bro, ti prego, apri, 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 apri. No, come niente potenza. Come niente. Attivare la corrente. Ma come la corrente, mamma. Vabbè, però gli è caduto il braccio. No, la corrente ovviamente si ripristina. Si ripristina da queste parti. Sì, sei tu la corrente? Forse sei tu. Ma quanto cazzo è veloce? Proprio a questa panza, cazzo, invece dovresti avere un fisico a bestia proprio da velocista. Ma non è che se torno indietro c'è l'immunità parlamentare come cazzo si chiama, del mercante? Non ho granate, dovrei avere granate. Perché non ho granate? Vabbè. Dai, su. Come, non ho attivato la corrente? A quanto pare no. E vabbè, allora scusami, sei meglio te. Sei meglio te, guarda, non ti dico di no. In realtà il vero problema di tutto ciò è che butterò un sacco di proiettili, ma proprio un sacco. E scusate, questa è la zona del. Cioè, se faccio così, tolgo la corrente, o no? L'ho tolta qui per darla lì. Ok, adesso è più chiaro. Hanno un generatore veramente di merda che non riesce a sostenere il carico di due aree. Va bene. Ma posso chiudere fuori una volta qui dentro? Ma per 5 secondi di pace, non per chissà quanto. Cioè, anche perché io ho il puzzle qua, come lo faccio? Siamo tranquilli? Siamo a posto? Mi è venuto istintivamente da fare. Per vedere il fiato, però. Ok, qui mi si aggiorna la scheda, ma non è così semplice il fatto. Allora, per prima cosa, vediamo se ci hanno lasciato qualche sorpresina. Munizioni fucile. Bene, bene, benissimo. Perché ci servono davvero in questo caso. Questo non l'ho usato ancora. Ed ecco fatto. Ok, altro non c'è, mi sa. Sì, ok, devo solo risolvere il puzzle. Era Peppa, signori. Allora, no, uno deve essere per forza alimentato da lì, e va bene. Poi, secondo livello. Secondo livello. Ah, sono 5. Cioè, manco da 2 a 3. 5 direttamente, ok. Allora, così non risolviamo niente. Ok, così ci stiamo avvicinando. Vediamo un po'. Ok, devo trovare il modo di farla scorrere. Qui va bene, ma anche. Vediamo, 4. Ok, anche lì, per piacere. Ah, non potrebbe. Perché il terzo livello non è connesso. No, non potrebbe proprio. Mannaggia. Ok, dai, ci vorrà un pochino, ma ce la faremo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Accesso alla porta, completato. Sì, l'MP5! No, bella! Adesso si ragiona, ragazzi. Vi dirò la verità, la mia preferita in assoluto per via di Black Ops 2 è l'MP7. Quella lì davvero. Mi rimane nel cuore, però l'MP5 l'apprezzo molto perché significa che finalmente abbiamo una cacchio di mitraglietta e abbiamo anche dove metterci il mirino, se non che l'ho lasciato nel deposito e non ho neanche riparato né il coltello e né la giubba. Sono un genio proprio. Che bello, che bello. Allora, io questa dove la metto? Segno scelta rapida. Ci vorrebbe un sesto slot.
Sesta slot, magari la mettiamo al posto della Killer 7 e quella la tiriamo fuori solo in casi di emergenza vera. Ok. Inseriamo la carta. Ba-boom! E adesso siamo dei pezzi grossi, di secondo livello. Oh no, oh no, oh no, mi vuoi dire che non ce n'è... Uno non bastava. Uno non bastava, va bene. L'ho presa la carta, vero? Porco puttuno, quanto siete carini e coccolosi. Allora, facciamo così, guarda. Questo lo usiamo? No, mi manca un pezzettino microscopico. Cacchio. E scusate, questi. Sti cuori che dice? Esatto, lo voglio sapere anch'io. Non è che mi muore se gli frego st'altro cuore. Dai. Basta. Ce ne sono. Quanti ne ha? Quanti... E adesso è diventata una foca salterina. Cos'è? Chi è? Pronto? Ah, io stavo aspettando, non l'avevo presa. Che culo flaccido. Vabbè, non ti offendere. Basta andare un po' in palestra, cioè. Sì, ho capito. Ho finito le munizioni. Allora, si arriva fino a questo punto senza neanche portarmi prima a cena? Sei un maleducato, sei un grande maleducato. Non ci sono più gli uomini di una volta. Tutto molto interessante, ma io? Dove devo andare? Stanza delle dissezioni e dove abbiamo preso la tessera? Congelatore? Qui? Tecnicamente, se qua c'è il mercante. Anzi, io ci provo ad andare un attimo dal mercante. Aia! Oh, non mi ha preso. Stranamente, accovacciarsi è servito. Non posso aprire, vero? Ah, sì! Tanto mi lasceranno perdere. L'odore della battaglia ti si è Che mi appiccicato devi addosso, spiegare che odore puttuno. hai tu per non essere attaccato? Dammene un po', dammi il tuo profumo, te lo compro. Uovo di gallina. Dove è uscito? Vabbè. Intanto la macchina si muoveva da sola, sbaglio. Benvenuto. Comunque. Abbiamo una Potenzia, pausa riparami spaziale di questo e artiglieria. questo, Sono stupito grazie. da questo lavoro. Poi, questo vabbè, non posso fare niente al momento, però carino il fatto che l'abbiamo sbloccata. Torna Allora, sai che ti presto. dico, amico? Mi prendi anche il mirino telescopico, che ne faremo sicuramente un buon uso. Poi, in realtà, non so se mischiarle queste erbe verdi fra di loro, ma comunque prima ci mangeremo questo in caso, eh. Munizioni fucile? Sì. Perché no? L'uovo pure lo mettiamo vicino al pesce, ci facciamo un pasto completo. Ecco, questo me lo monti sulla LE5. Bella, dai, sono contento. Vabbè, i posizionamenti non sono dei migliori, ma stica. Va bene così. Quindi io adesso, esatto, c'ho questa e posso anche fare così. Per quanto mi potreste dire... Ah, ma perché c'è una gallina? Ecco perché. Per quanto mi potreste dire, sì, lascia il tempo che trova il mirino sulla mitraglietta, però lo spazio lo abbiamo per il momento, quindi male non fa. Lui è tranquillo per il momento, vero? Vero che sei tranquillo? Vero che sei bravo? Non è bravo. Non è bravo, lo sto sentendo. Ok, però ci ha separato da quell'altra zona. Solo mi dispiace, vuol dire che hanno più di due cuori. Certo che eliminati i primi due già diventano... Chi è? Boh. Già diventano molto più gestibili. Ah, fatemi ricaricare. Ok. Boh. Tutto a posto qui, ragazzi? Almeno qui ci sono quelli normali. Che è già un passo avanti. Non ho resistito, ragazzi. Cioè, vedo una bella testa pelata così. Dai, che lo posso accoltellare? Ehi là, lo sapevo.
Ah, questo è un altro che vuole essere gambizzato. Vieni, vieni. Non ho problemi, gambizzo tutti. Ed è anche gratis, eh? Questo è un servizio che in un altro paese ti farebbero pagare fior fior di quattrini, perché tu adesso così puoi richiedere la pensione di invalidità. Ti sto facendo un favore. Così non dovrai più lavorare. Smart. L'ultima pianta gialla! L'ultima pianta gialla! Andiamo, signori, let's go! Boom! Sono stracontento di sta cosa. Perché veramente adesso, cioè, non, con questo pezzettino che è rimasto, non mi potete dire che non è l'ultima. Perché se no mi state davvero prendendo in giro. No. Ok. Polvere da sparo. Sicuramente troveremo un altro dei nostri amichetti. Ah, chi l'aveva visto? Io avevo visto solo il vetro. Tanto ci stanno dando molte munizioni della carabina e vedo anche perché. Non mi piace affatto la cosa. Cioè, non mi piace. Non mi piace per niente, però ovviamente devo passare da qui. Bene. Bene, bene. Grazie, grazie. Mi avete anche aperto la porta. Ah. Quando volete, io sono pronto. No? Davvero? Davvero? E cucci cucci cu. Ok, dai, usciranno allora quando abbiamo. Ah, sono quattro, mica sono solo due. E certo, ovviamente sono numeretti. Spacca, spacca. Bella, bella. Tanto niente costano ste cappe aspirate. Non è che magari anche in quest'altra. Eh sì, infatti. Dai, però almeno non stanno lesinando sui proiettili, eh? Da questo punto di vista c'è da fargli un plauso. Allora, ok, anche chiusa. Ah, mirino con. Carino. Può essere usato su qualsiasi arma compatibile con i mirini. Quasi quasi, adesso è un po' claustrofobico. Crea verde, rosso, giallo. E va bene. Poi, no, 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 non ho finito. Quasi quasi, invece di metterlo sulla mitraglietta. Ah no, è per forza. Lo volevo montare sulla pistola, però effettivamente. Ok, allora questo manco ci serviva. Sentite, per liberare un po' di posto facciamo così, verde, verde. Ecco, almeno. C'è un minimo, minimo, minimo di spazio. Poi adesso gli tireremo addosso anche un paio di granate, magari. E lo spazio ci esce sicuramente. Poi ci mangiamo questo. Male non fa. Ecco qua. Caso 2002F. Soggetto in fuga. Durante un recente blackout, il soggetto di un esperimento si è risvegliato dal suo stato criogenico. Ha distrutto la vasca di contenimento ed è fuggito. L'emergenza è rientrata dopo 20 ore, di sua spontanea volontà. Questo incidente ha causato 7 morti e 19 feriti. Non siamo stati in grado di recuperare uno dei corpi e un attrezzo che aveva con sé. La causa di questo sfortunato incidente si sta nell'instabilità del generatore di corrente. Questi generatori sono antiquati, non possono più reggere i ritmi richiesti. Per evitare che una cosa del genere accada di nuovo, l'amministrazione deve dare priorità ai bisogni degli ingegneri, più che a quelli dei ricercatori. All'altra parte, appunto, con i miliardi che ci avete per fare tutte queste ricerche strane, un generatore decente non ve lo potete permettere. Mi sembra un po' strano, eh? Comunque, l'ha messo sulla mitraglietta, quindi fatemi capire. Oh, cacchio, questo è intrippante. Allora. Esatto, c'hanno il terzo cuore nel pancione. Non so se mi conviene, ma. Tanto usciranno lo stesso, no? Quindi tanto vale. Perché io so già dove sono, cioè sono sempre disposti nella stessa posizione i cuori, no? Quindi. Vabbè, dai, forse no, fatemi prendere questo. Ok. E dai, però, schiatta? No. Va bene, non schiattare. Arretra manetta di. Dov'è? Dov'è? Espelli caricatore. Vabbè, ciao. Me la merito. Me la merito. Sì, però adesso basta, eh.
scusami. E anche nella pan... Ciccio. Con tutto il rispetto. T'ha preso anche l'ultimo, no? E adesso si mette sulla pancia, io come devo fare? Fatemi capire. Se no da dietro gli devo spappolare la schiena. Morto? Morto. E mi ha dato un rubino tondo, fra l'altro. Grazie mille, bastardo, che non sei altro. Fatemi mangiare l'uovo. E boh, sì, facciamo fuori anche gli altri, almeno così possiamo farli uno a uno. Cioè, si fa per dire. Questi due per forza dobbiamo sconfiggerli. Ah, ok. Carino. Questi due di qua per forza dobbiamo sconfiggerli insieme, uscendo. Ok, appeso morto, ci sta. Non ne ho più, vero? Non ne ho più. Allora, a questo punto è il momento di salutare la nostra amica carabina. E uno è andato, e il secondo è andato, e il terzo è andato, vero? Cioè, non ho parole. Mua. Mua, veramente. In men che non si dica, cioè ho dovuto sprecare tutti i colpi della mitraglietta. Alessandrite, bella. Tutti i colpi della mitraglietta, tutti quelli del coso lì, del fucile, e non eravamo venuti a capo. Un caricatore di questo, e abbiamo risolto. Cioè, bellissimo. Solo che io adesso posso risvegliarne solo uno, grazie. Posso? Alla fin dei conti, a meno che non cambino anche il tipo di... gli è esplosa anche la gamba, cioè, bellissimo. Comunque dicevo, a meno che non cambino anche il tipo di nemico e di piazzamento dei... Aia, non me l'aspettavo, pensavo fosse morto. E il piazzamento di sti organi strani? Vediamo se posso craftare, ma non credo. Invece sì. Bello. E appunto, a meno che non cambino anche i posizionamenti di sti organi, quel mirino biometrico non è proprio indispensabile. Cioè, basta ricordarsi come sono disposti e si va. Alzati. Ok. Numero 2. Numero 3. Bye bye. No, no. Mannaggia la peppa, non so neanche dove sono. Ah, eccomi. Va bene, non faccio lo scemo. Si fa per dire. Oh. Chiave inglese. Ah, era quello strumento di cui mi parlava prima. Non so, ah, mi serve per aprire lì. Io credevo di aver fatto la furbata dispacendomi prima di loro, invece era obbligatorio. Allora, mannaggia che palle questa cosa della manetta qua. Allora, to, boom, ok. Tu sei a posto, tu pure. Tu non hai nulla e tu neanche, va bene. Chiave inglese. No, volevo farlo io. Ok. Inserisci. E non osare farmi venire fuori altri nemici adesso, perché veramente sarebbe una cattiveria. Ma io perché parlo? Cioè, tanto non mi ascoltano. Poi stasera mi cadono anche le pistole da mano. Oh, non mi vuole rispondere il VR. Ha deciso che dovevo farla in hard mode. Cioè, no, non basta che... Non basta che ci siano tanti cari amichetti. L'ho tirata là. No. No, lui no. No, lui no. Dai, però gli... Ah, bravo. Bravo, finalmente.
Cioè, voi siete nulla in confronto agli altri amichetti, quindi davvero non vi conviene. Raccogliamo un po' di tutto e riprendiamoci la nostra sudatissima carta. Oh. Prima di andare direttamente all'obiettivo c'era altro che veniva sbloccato dalla scheda? Fatemi controllare. Allora, intanto... Va bene. Qui torniamo indietro. Ah, perfetto. Fa... Ok, sì, era la cella di Ashley che potevamo sbloccare con la chiave di terzo livello. Perfetto, allora. Abbiamo fatto un bel giro. E siamo pronti per tornare finalmente dalla nostra cara Ashley. Che però è stata, diciamo, ulteriormente modificata e indottrinata e posseduta dai nostri amici della Splagas. Quindi mi chiedo quale sarà la sua disposizione nei nostri confronti, ma quanto anche la sua lealtà. Cioè, diciamo, non so se a un certo punto mi sbrocca e mi vuole attaccare di nuovo. È una possibilità molto concreta, credo. Ma comunque abbiamo un lavoro da portare a termine. Yuhu! Ashley. Ok, è in stadio avanzato, però forse è meglio se rimane incosciente in questo stato, perché... Sì, meglio trasportarla così che... attivamente ostile, diciamo. Ah, ma noi avevamo un antidoto. Non me lo ricordavo proprio. Eh sì, ce l'ha dato Luis, forse. Forse, non sono sicuro. È passato un po' di tempo, eh. Andrà tutto bene. Forse, presumibilmente. Si spera. Az, è qua, no, che non va tutto bene. Potevate fare mezza e mezza dose, magari vi ritardava l'effetto un po' a tutti e due. E così non vai molto avanti, caro. Quindi dobbiamo aspettare che si riprenda? Capitolo terminato? Esatto. Bene, dai. Ci sta tanto. Noi, boom, boom, macchina da scrivere. Ecco qua. E... Quasi quasi. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Dai, facciamo così. Magari questo è un po' più corto, ma il prossimo sarà più lungo e quindi si compensa il tutto. Quindi, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Da Loafdog, tutto in noi. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.